Salve, Mario ha colpito di nuovo, sentiamo. Dico semplicemente. Attenzione, è un po' basso, andiamo ad alzare. Come cazzo si alza? Non mi si alza più. Quante persone in Italia ci stanno qui a rompere i coglioni, a cazzeggiare, a fancheggiare? Già gli italiani cazzeggiano, che si stanno approfittando di questo cazzo di reddito di cittadinanza che a Napoli c'erano lamentati tempo fa perché la Meloni gli aveva tolto il reddito. Ma voi l'ha fatto bene. Il reddito di cittadinanza non deve esistere, bisogna lavorare e produrre, punto. Ma non è una schiavitù questa, è un bisogno, perché se nessuno spazza le strade, se nessuno fa un cazzo, come fai a convivere in uno stato, come in famiglia, se nessuno fa un cazzo e tutti stanno fermi, e la famiglia che fa? Quello che sfugge a Mario, stavolta guarda, manco mi dirigo a te Mario, perché veramente, cioè se tu non hai capito le basi qua, significa che proprio non ci arrivi, quindi manco mi dirigo a te proprio. Faccio un video così triste, così dico, ma cazzo è possibile che questo ancora non ci arriva? Se qualcuno non fa un cazzo in questa società, non è che... Cioè, è voluto. Cioè, qualsiasi cosa che esiste nella società, io albanese che sono venuto qua, è stato voluto dal sistema. Punto. Cioè, qualsiasi disfunzione è voluta dal sistema perché gli fa comodo. La magnacchi, cioè, come funziona? Chi lava i panni per dire no? Chi porta i soldi a casa una volta, i mariti, adesso anche le mogli, ma qui si scandano, se scaturisce tanto discorso, lo prendete per patriarcale, giustamente, ovviamente c'è scritto nella Bibbia, però lasciate perdere. Ma fate parlare adesso delle cose religiose, perché lì c'è solo saggezza per me, se uno l'accoglie in maniera intelligente e logica, però lasciate perdere, perché per quanto mi riguarda le donne devono stare soprattutto a casa e lavorare poco, lavorare un minimo, al massimo una donna può fare part-time, ok? Per quanto mi riguarda, al massimo, allora. Però a prescindere da questo... Gli stranieri che ci stanno a fare in Italia? Chi sei? Chi te conosce? Da dove vieni? Come sei entrato? Chi ti ha fatto entrare? Il tuo padrone di casa, tu stai in un cazzo di fattoria che si chiama Italia. Io stavo in una cazzo di fattoria o villa che si chiamava Albania. Il cazzo di pastore del tuo ovile si è messo d'accordo, a parte che tutti i pastori di questi ovili qua sono controllati a loro volta da un occhio, diciamo, che dirige. Quest'occhio dall'alto gli ha detto: oh, pastore dell'Albania, crea un po' di casino, non c'è lavoro, non c'è il cazzo, la gente si ammazza per strada, eccetera, così questi vengono da qua. Il padrone del tuo ovile ha aperto i porti. E quando noi venivamo con le cazzo de navi qua, loro non dicevano un cazzo, perché il tuo pastore del tuo ovile... Tu sei una pecora, ho fatto anche il video, Mario, la pecora, anch'io sono una pecora. Siamo tutti dei cazzo di bestiame che loro spostano a piacimento. Non è che decidi tu o decido io. Decidono questi cazzo di pastori che tengono, organizzano questo cazzo di bestiame. Non è fascismo, non è nazismo questo, non è razzismo, quello che volete, è semplicemente il fatto che se noi... È il frutto di questo fascismo, nazismo. Siccome loro devono creare anche una fazione in questo ovile, cioè un partito che rappresenta ovviamente la parte più che vorrebbe che le cose stiano come sono, no? Più conservatrice, no? E una parte deve essere più progressiva, ma in realtà tutte e due vanno nella stessa direzione, no? Però almeno tu non ci credi nei partiti, almeno, diciamo. Però ancora non ti levi dalla testa questa cosa che non decidi tu che cazzo fanno di questo ovile dove ti trovi. Non si può fare mai un cazzo. No, tu sei cristiano, sei razzista. Se tu non fai mai niente, si crea sempre, metti sempre una questione dentro un mondo che era equilibrato, crei disquilibrio. Il mondo era equilibrato per allora. Per allora era equilibrato. Tu non puoi, il rettile ha piani. Cioè, come un pastore ha piani e con gli anni cerca di sfruttare sempre meglio queste bestie che ha, sforzarsi di meno con queste bestie, quindi fa in modo di fare le cose in modo diverso, e in più proprio moltiplicarle, cioè fa tutto in modo che questo suo lavoro sia più semplice e gli dia di più. Ok? La stessa cosa fanno loro con noi. Se tanti anni fa
le cose erano nello stato in cui erano, era perché loro stavano gradualmente migliorando le cose e per quegli anni là era normale che fosse così. Poi succedono i casini. Cioè, Il casino che succede, che tu dici che non c'è più equilibrio che c'era prima, è voluto. A voi non vi fanno più fa figli, perché vi spremono, ecco, non c'hai i soldi, tu non fai, non cresci, c'è morta, non c'è crescita. Vi hanno dato un po' di soldini così lavoravate come dei cazzi di criceti a creare questo orrore che abbiamo creato ormai. Adesso fra poco non ne serviamo più, ci mandano a fanculo. questa gente che viene dall'Africa, ma da ovunque, da est, da ovest, da nord. Quindi se voi non scopate più, non fate più figli, loro vi sostituiscono altre bestiame dall'altra parte. Ok? Che sono più ignoranti, più stupidi e più facili da gestire. Ovunque, chi sei? Come ti chiami? Due fiorini. Li dovremmo fare pure pagare se poi entrate in casa mia, al limite. Perché uno si deve proteggere. Uno comunque deve stare in un equilibrio. Una volta l'Italia aveva un equilibrio, se noi da quell'equilibrio, tra virgolette equilibrio, che però risultava, riuscivamo a gestire le cose, e da lì non dovevamo più commettere cazzate ed essere sempre equilibrati e non permettere. Non capisci, questo mondo è sempre in movimento, in evoluzione. Il rettile deve migliorare questo bestiame. Tu non so. L'unica cosa, se tu non vuoi che le cose cambino, devi prendere in mano la situazione e gestire tu il futuro. Ma tu non conti un cazzo, come non conto un cazzo io, perché se non hai i coglioni per rischiare la morte per prendere il controllo. Questa gente ce l'ha il controllo da millenni. Quindi se te vuoi solo sfogà, vabbè, dillo, scusate, questo è solo uno sfogo, ma anche lo sfogo deve essere un po'. Ecco, io mi posso sfogare per dire, ah, però questo rettile, che cazzo, però poteva posticipare questa nuova psyop che sta facendo, che cazzo, ecco, questo è un modo di sfogarsi. Questo ti è consentito, ma che tu ti sfoghi di come il rettile gestisce il sistema è da stupidi. E addirittura pensare che le cose devono essere fatte in modo diverso. Che cazzo vuol dire? C'è un cazzo di ratto da laboratorio. A persone di invaderci, di invaderci, di invaderci. I primi invasori dell'Italia sono stati gli albanesi. Vi ricordate i barconi che arrivavano? Ma poi tra l'altro, se vogliamo fare questo gioco. Voi siete dei cazzo di italiani, porca troia. Ovviamente se fai questo tipo di discorso, cadi e lo stupido ovviamente scrive nei commenti. A parte che adesso la gente è morta proprio. Non gliene fatta un cazzo, non c'è più nemmeno quel. Così. Non c'è un cazzo nel corpo, non c'è più sangue, cioè, un cazzo. Però se vogliamo fare questo gioco stupido I cazzo di italiani, ovviamente, il rettile a voi vi ha spostato in tutto il mondo. Voi state in tutto il mondo, porca troia. Come anche l'albanese sta in tutto il mondo. Questi ci spostano, ma cazzo vi pare. Quindi che cazzo parli? Che cazzo parli? Non siamo noi che decidiamo chi ci entra nell'ovile e chi ci esce. C'era la sinistra al governo, ma non è questione di sinistra, perché tanto sinistra e destra sono la stessa cosa. Hanno fatto dei ruoli, ognuno fa il suo ruolo per rompere i coglioni all'Italia stessa. Questi antipatrioti, senza patria, senza famiglia, senza Dio. Atei del cazzo, oppure corrotti, diciamo corrotti, criminali di merda. Cornuti oltretutto, con i corna a quattro. Cioè, tu non vuoi far entrare, è scoppiata la guerra, ma che me ne frega a me è scoppiata la guerra lì? Se è scoppiata la guerra è un problema loro, non è un problema nostro. Si sente importante lui quando fa questi video. Che me ne fotte a me se è scoppiata la guerra là? Ma che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire che fai il duro qua nel video? Ma che cazzo vuol dire? Andiamo via! Ma che cazzo sei? Sei una cazzo di pecora nell'ovile sei. Se il rettile decide di fare guerra in Albania così noi veniamo qua, tu stai zitto. Se non ti sta bene, ti alzi. Gestisci tu le cose in questo ovile. Altrimenti non parli. Sei un cazzo di topo, porca troia. Cioè, voglio dire, se a casa mia sto bene in famiglia e nell'appartamento accanto scoppia un casino, cioè non è un problema mio, nel senso che mi dispiace, ma non è che questi qui dall'appartamento di fronte o di sotto dove abitano nello stesso palazzo entra dentro casa mia perché c'è un problema con la moglie o con i figli e li devo mantenere io e gli devo dare una cameretta a loro. Ma dove sta scritto? Ci sono ruoli e ruoli. Dio approva il povero e il ricco.
purché si sia onesti e si sia guadagnato quello che. Bello Dio, approvo pure il povero, capito? Perché ovviamente siccome nella società che ha creato il rettile ci deve essere anche il povero, proprio perché per far vedere agli altri coglioni, guarda come finisci se non lavori, nella Bibbia il rettile l'ha previsto, ora ci deve essere anche il povero, capito? È come se dici nella savana, no? Ci sono le gazzelle lì, ah, ci sono le gazzelle povere, ma che cazzo vuol dire? C'è solo noi schiavi abbiamo questi cazzo di concetti da schiavo. Si ha e quello che non si ha si possono chiedere l'elemosina. Adesso tutti sti stranieri, tipo quello che ha coltellato il poliziotto lì dove cazzo è successo a Torino, non mi ricordo. Se questa accoltella il poliziotto tuo italiano, lo straniero lo accoltella, è voluto! È voluto! Perché è voluto? Perché semplicemente se il rettile deve fare in modo che questi stranieri, per dire, abbiano una pressione sociale ad abbassare la cresta quando il rettile vuole, e quindi gli fanno fa il giro delle TV, che è uno straniero accoltellato in italiano, così tutti gli stranieri hanno la pressione sociale a sta buoni, e quindi abbassargli la cresta. Tutte queste sono mosse. C'è questo bestiame che viene da altri mondi, è un po' più selvaggio, diciamo, di voi. E ogni tanto, come hanno fatto con noi quando siamo venuti negli anni 90, ci facevano apparire per delle bestie. Ed effettivamente noi siamo stati, è come se hai liberato dal comunismo, liberi una persona in un mondo pieno di tutto, quando noi siamo stati proprio nella povertà più assoluta, a casa nostra, in comunismo. La liberi così, ovvio, gli devi un attimo, gli devi dare un po' di frustate. E loro che cazzo facevano con noi? Semplicemente ci facevano apparire come dei cazzo di ladri ogni secondo. Noi eravamo ladri di villa, ammazzavamo, prostituzione, tutti gli albanesi erano così in TV. E questo fa sì che questo bestiame nuovo comincia, si abbassa subito la cresta e si adatta bene all'ovile nuovo. Ok? Quindi a questo servono queste cose qua. E tu che dici che lui deve andare? No, questa notizia te l'hanno data per i loro, per gli stranieri che vengono qua e devono abbassare la cresta. Ma chi è sta gente? Che cazzo c'entri tu? Non c'entri un cazzo. Tu devi subire questa roba e basta. Finché sei una pecora che ancora lavora per il tuo pastore. Muta devi stare, non puoi parlare tu. Tu non puoi parlare. Poi già ci aveva precedenti, ma in che paese viviamo noi? Ma che cazzo c'entri tu? Stai muto! Muto devi stare! Non sono cose per te queste! Ma in che cazzo di paese viviamo? È ovvio che se un paese ha un equilibrio deve mantenerlo, Ancora. a costo di usare la forza. Non è Certo, peccato. Non è che uno. sì. Ma già che dice al costo di usare la forza, chi cazzo deve usare questa forza? Ah, tu paghi qualcuno che faccia le cose per te e poi ti meravigli se lui lo gestisce come cazzo gli pare a lui. Siete veramente morti, cazzo. Dico tu sei cristiano, porgi la tramancia. Ma io la tramancia la porgo in situazioni particolari, in cui mi posso abbassare e capisco la situazione. Ma non che diventa una routine, perché qui è diventata una routine che le guerre si fanno invasioni gratuite. Vabbè, 13 minuti, Brambò. Inizia a parlare. Ma di che stiamo a parlare? Quindi una volta si facevano i censimenti. Allora in Italia bisogna fare un censimento. Se tu non risulti che devi stare qui, lo prendi e lo porti a casa sua. Dici, non sai dove è casa sua. Non lo so, lo porti in aereo, gli dai due o tre paracaduti, almeno se non si apre il primo si apre il secondo, e lo tiri, e lo mandi su un altro paese. Ma che cazzo? Oppure prendiamo delle catapulte moderne che potrebbero lanciarti a un migliaio di chilometri e li lanci. Con i paracaduti imbottiti, che se cascano si fanno male, con i caschi. Cioè li tiriamo via, cioè fuori dai coglioni. E questa è l'unica soluzione. Perché non lo fanno? Perché ancora devono incrementare, portare gente a creare. Poi pensate quanta ridicola cosa. C'è gente, dei cazzo di rettili, ricconi qui, in questo ovile dove lui vive, piena di soldi, che non fa un cazzo. Molto più pericoloso perché gestisce la sua vita, gli entrano le sue tasche proprio continuamente, ogni giorno, e lui manco se ne accorge, perché le tasse loro le aumentano, fanno come cazzo gli pare, no? Ecco, per loro nessun odio. Per tutti questi ricconi che hanno ville che gestiscono la tua vita. Per
Per questi non c'è nessun cazzo di razzismo. E lui se la prende con questi qua che vengono. Ma qui il razzismo non c'entra un cazzo. Perché qui è ridicolo anche solo parlare. Lui che parla di cose che non lo riguardano proprio. Però se proprio devi scegliere un qualcuno, una categoria di persone che gestisce la tua cazzo di vita, porca re. Fa leggi che dice che noi dobbiamo mangiare cibo avvelenato ed è legge del regolare fare così, che non ti lascia zappare la terra e vendere le tue cose. Ecco, perché non te la prendi con questa gente qua, ma te la prendi con lo straniero? Lo straniero poi se è distruttivo quando viene qua, è perché è voluto da questa gente qua che gestisce il tuo cazzo di ovile. Ma tu te la prendi con questi poveracci che non c'hanno un cazzo, cioè. Se tu dall'altro hai deciso che lo straniero deve stare a cazzo così per strada, lui starà così a cazzo per strada. Se questi rettili che gestiscono il tuo ovile volessero, darebbero lavoro a tutta questa gente, ma invece ti lasciano lì, così vedi la povertà, così vedi c'è anche la paura. Cioè, ogni cosa nel sistema è voluto, c'ha una funzione. Ci deve essere il povero, ci deve essere il ladro, perché se non c'è il ladro poi non c'è bisogno del controllo dello Stato, no? Di tutte queste telecamere. Se non ci sono i ladri, se non ci sono problemi, gente che ti ammazza, ti ruba, loro non hanno la scusa per spiarti continuamente. Ma tu di questa gente qua che gestisce la tua vita, tu non c'hai questo odio, ce l'hai con i stranieri, guarda. Disagi civili, sociali. Se siamo ancora all'Italia, gli stranieri devono andare via, tutti, quasi tutti. Poi quelli che stanno in regola, che sono bravi, hanno dimostrato, che lavorano. Ma che cazzo me ne frega, anzi, sono bravissimi, sono meglio degli italiani. Forse non hai capito, al sistema, quello in regola, bravo, bravo schiavo che va al lavoro e quello non in regola che ruba, gli fa tutto comodo, lo capisci o no? Che gli fa comodo sia quello che lavora bene, fa tutto bene, sia quello che ruba, ammazza, eccetera, eccetera. Perché se non c'è il problema, non c'è quello che gestisce il problema. Lo vuoi capire o no? In comunismo, dove il sistema era totalmente diverso, lì non c'era bisogno di tutto questo teatro. Lì c'era il dittatore e faceva come cazzo gli pareva. A quei tempi là non gli serviva, siccome non c'era bisogno, non c'era criminalità. Zero! 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 Zero, ci mettiamo anche l'occhio. Zero criminalità. Eppure, esseri umani eravamo anche allora. Anche qui in Italia c'era zero criminalità quando il retti non lo voleva, ma adesso per aumentare la repressione con poliziotti, eccetera, eccetera, esercito nelle metro, eccetera, eccetera, tu lo devi giustificare tutto questo cazzo di controllo. Devi creare la criminalità, devi creare questo paura. Quando tu esci di notte devi avere paura e devi chiedere tu stesso al tuo pastore di mettermi più telecamere, di mettermi più poliziotti per strada. Lo capisci o no? Che veniamo gestiti come delle bestie qua, è tutto funzionale. Tutto. Almeno questi lavorano, c'hanno voglia di lavorare, c'hanno un'enfasi nel lavoro. Gli italiani stanno a cercare reddito di cittadinanza. Molti italiani dovrebbero andare a fare in culo più degli stranieri che sono bravi. Ma testina, è come quel gioco là delle sedie. Se il lavoro è quello che è. E i più succhiacazzi lo prendono quel lavoro come lo stai facendo tu col tuo lavoro, gli altri prenderanno il reddito di cittadinanza. Eppure il rettile potrebbe gestire, cioè il tuo pastore di questo ovile, potrebbe gestire questo ovile in modo che tutta questa gente lavora, a te lì in pizzeria ti puoi permettere di prenderti altre 4-5 persone, così lavori anche di meno. E potremmo sbrigare questo cazzo di lavoro che c'è da fare con tutte le persone che ci sono e lavoriamoci, sforziamo di meno, ma non te lo fanno fare. Qui in Italia ci mancherebbe altro. Ma questo non è che lo dico per retorica, lo sottoscrivo e vedi, perché è la realtà. Ci sono i fannulloni per eccellenza, parecchi, sono gli italiani. Lo vuole il tuo reggibestia, che ci deve essere gente che non fa un cazzo e lui lo deve pagare. Che se ne approfittano a prendere il reddito di cittadinanza. Punto e basta, questa è la realtà. Però ci sono degli stranieri, di qualsiasi razza, meno che sta di Umaru. I lavori sono pochi qua. Quelli che sono più
schiavi dentro, se li pigliano sti cazzo di lavori e fanno i sacrifici come li fai tu, s'ammazzano proprio bestie. Voi siete delle bestie, chi c'ha il lavoro ancora adesso sono le bestie. Ok? Quelli che un po' di di cervello ce l'hanno, pigliano il reddito di cittadinanza. Il nero, tanti che stanno talmente rompendo i coglioni che questi verrebbero buttati a mare. Poi in realtà, se uno ci pensa, quello che prende reddito di cittadinanza si accontenta magari di poco. Invece quello che lavora, siccome prende un po' di più, è perché è attaccato a questo benessere che gli ha messo in testa il suo pastore. E quindi per continuare a tenere quel cazzo di tenore di vita, eccetera, anche se si ammazzano al lavoro tutto il giorno, continuano con quel ritmo là. E si inculano, non me ne fotte un cazzo. Da dove viene? Dall'Africa, ti riporto nelle coste dell'Africa con la nave, ti lascia un chilometro a Si sente tutto gonfio lui adesso quando dice sta minchiata. 500 metri dalla costa, te la fai a nuoto. Se non sai nuotare, ti fai un canotto e un remo e vai. Punto. Si schedano tutti che quando ritornano li ributti direttamente lì, perché qui, tu qui non ci tornerai mai più mettere Che piede. è bello quando la pecora trova un qualcuno che sta più sotto di lui e si può sfogare. Però bello vedere questo schifo. Ovviamente c'ha tutto con tanti cazzi che c'erano nella loro vita che potrebbero prendersi con gente che magari è venuto lì nel suo negozio e gli ha imposto cartelli e cazzi di mettere gel, mettere mascherine o cartelli e cazzi e che lo controlla con loro, boom, tutto buono. Invece quando può prendersela la pecora, se la prende sempre con quelli che stanno più in basso di lui. Fanno vomitare, cazzo. Sei venuto a rompere i coglioni una volta e non ci devi venire più. Eppure uno straniero non ti viene là e ti impone di mettere il gel lì all'entrata, di mettere mascherina qua e le cazzi mazzi e se stai mettendo la musola. Uno straniero non te lo fa questo. Però con quelli là non te la prendi tu. Te la prendi col più povero. Ma che ci Non vuoi col più povero, col più debole. per fare queste cose? Razzismo, le cose. Mandate Ma qua. che razzismo? Tu sei un coglione, non un razzista. Capito, noi italiani cosa dovremmo fare? Prima andare a lavorare anziché Noi italiani, ma che cazzo di metti questo, perché alimenti questo cazzo di illusione creata che noi siamo italiani? Ma che cazzo? Cioè, ho capito che anche questi cazzi concetti te l'hanno messo in testa. Beh, se tanto pensi finirebbe il reddito di cittadinanza, testa del cazzo. Che voi siete una massa di vigliacchi. Prende il reddito di cittadinanza d'Italia, o ha veramente bisogno, o sei un gran paraculo. Ecco, chi ha bisogno lo può pure prendere. Ma se sei un paraculo, sei un gran testa di cazzo. Che anche a te, come straniero, te portiamo, te buttiamo in Africa. Te catapultiamo in Africa pure a te. Poi te fanno quello che gli pare. L'ho detto prima, secondo me sono più coglioni quelli che lavorano piuttosto che quelli che prendono reddito di cittadinanza. Perché reddito di cittadinanza, per sua natura, ovvio, prendi meno soldi che se lavori. Se lavori, sei un cazzo di succhiacazzi che ti piace proprio prendere qualche soldo in più e te sta bene che subisci quella merda che subisci. Vai, vai. Per il tuo. Così puoi avere la tua macchinina, così puoi andare. Con quella macchinina poi lui ci fa i chilometri per andare in una chiesa, quella buona, dove può pregare ancora in latino. Eh beh, cazzo, queste sono soddisfazioni, minchia. Che me la frutta mia, così te impari. Non è che uno vuole punire, però che cazzo, sei uno straniero, non devi. Ma che cazzo, ma le tue parole a me mi rimbalzano. Che cazzo vuoi punire tu? Tu sei un cazzo di niente. Deve stare qui in Italia, non hai il passaporto, non hai. Sei venuto qui dove devi andare, fuori dai coglioni. E se tu non sai da dove viene, lo porti. Così, proprio a dare aria, così. Questo è lo stato della paga. Cioè, praticamente questo è un conta un cazzo. E fa il duro qua nel video. Comunque in Africa, se c'ha la pelle nera, è dall'Africa, lo porti in Libia, lo tiri. Che cazzo me ne frega a me? Poi metti le barche da guerra, navali, militari, della Ecco, sta sognando lui, il bambino adesso. Marina italiana, a sbarrare il Mediterraneo dal Nord Africa alle coste sud dell'Italia e non entra più nessuno. Gli tiri, non mi interessa. Sta sognando. Il suo mondo perfetto, dove lui spara via tutti questi stranieri, dove c'è l'italianità qua, la grande Italia, con i valori, cazzo. Cioè tutti quelli che gli hanno messo al culo il 2020, che non lo facevano uscire, eccetera, eccetera, quelli spariti, non ci fa video contro quelli.
dove dice insomma che questi pezzi di merda, eccetera, eccetera. Vabbè, un po' li fa, però non capisce che qui il male sta, ce l'ha qua, a casa sua. Se la prende proprio gli ultimi, porca troia, quelli che vengono proprio buttati in mare, porca troia, che vengono qua, fanno la vita da merda. Con quelli se la prende. Qui se la smettono, però ovviamente questa è un'altra utopia, perché i politici sono corrotti, gli italiani sono idioti coglioni che prendono il reddito di cittadinanza e poi è tutto un mischiaticcio tra Soros, le multinazionali, Che non poteva mancare Soros e le multinazionali, le ONG, tutte queste porca. ONG. Non ci arriva, non ci arriva lui che più in alto non ci arriva, non arriva là al punto, cioè che tutto questo movimento di pecore è perfettamente studiato che deve essere così perché ha una funzione, non ci arriva lui a queste cose. È il Soros, gli hanno detto i gruppi, i canali che segue su Telegram, Soros, le ONG, e lui ripete questa minchiata. Le navi ONG, queste qui andrebbero tirate dalle cannoniere e affondate. Poi li andiamo pure a salvare. Poi li riporti in Africa, li butti in Tibet. Li buttiamo tutti in Africa, quando l'Africa è grande, non rompete i coglioni. Concedetemi questo sfogo. Si è sfogato. Bene così.